grande Pescara, possiamo dire tranquillamente che quella di oggi con quella del Benevento sicuramente è stata la miglior prova da parte della squadra biancazzurra. Sì, dal punto di vista del risultato e della prestazione assolutamente sì. Siamo contenti, siamo ripartiti subito, che è la cosa che volevamo, e chiaramente quando perdi non si è mai contenti, no, per primi, quindi ovviamente oggi siamo ripartiti alla grande. Nel primo tempo l'unico rammarico probabilmente era quello di non averla chiusa, però i ragazzi sono ripartiti nel secondo tempo con lo stesso piglio del primo e credo la vittoria sia meritata. Senza presunzione possiamo dire che questa partita poteva finire anche con un punteggio molto più ampio per il Pescara, al di là anche del rigore sbagliato. Avete costruito tanto e sbagliato anche qualcosa in avanti. Sì, nel primo tempo soprattutto, perché le partite non si sa mai come vanno a finire e cambiano immediatamente. Va in primo tempo in vantaggio di un solo gol, purtroppo, vista la mole di occasioni create, e non riesci. A volte le partite cambiano rapidamente, per fortuna nostra siamo stati bravi a tenere botta e poi a consolidare il risultato. I numeri del campionato dicono che il Pescara con 20 gol ha il miglior attacco della Serie B. Cosa significa questo? Senza Tuminello. Significa che forse qualcosa di buono lo facciamo anche noi, quindi noi non cerchiamo alibi quando perdiamo, ma cerchiamo sempre e comunque l'equilibrio. È chiaro che a qualche volta si perde, a qualche volta si vince. La cosa che purtroppo sta mancando a questa squadra, alla mia squadra, è probabilmente qualche pareggino che magari potrebbe far storcere anche il naso, ma io non cerco alibi, e lo sai, ma se ci avessero dato il gol regolare in casa con lo Spezia e il rigore a Castellammare, probabilmente staremmo parlando di qualcos'altro. Pescara in cerca di continuità, sabato prossimo ad Empoli ci sarà una vera e propria prova di maturità. Sì, affrontiamo una squadra molto forte, costruita per vincere, e noi andremo lì ovviamente senza presunzioni, ma con tanta voglia di fare bene e mettere in difficoltà l'Empoli. La distinta oggi, prima della partita, diceva che non erano né in campo né in panchina Bruno e Del Grosso, esclusione per scelta tecnica, quali motivi? Oh, assolutamente tecnica, mi sono rientrati dei giocatori, uno su cui Crecco, che è un giocatore che può fare entrambi i ruoli. Per questa partita ho scelto questo, ma non ho nessun problema. Per chiudere, possiamo dire che questa è la partita che potrebbe dare la svolta al campionato del Pescara? No, continuiamo questa svolta, ogni volta che ne parliamo succede qualcos'altro, quindi io sono contento e mi tengo stretto alla vittoria di oggi. Faccio i complimenti ai ragazzi che hanno offerto una grande prova.